Ragazze, buongiorno. Allora, oggi è sabato, per voi è domenica. Ancora a casa dal Covid. In questi giorni non ho fatto vlog, vi dico la verità, perché io intanto sono stata molto male e i bimbi per fortuna no. Patrizio continua ad essere negativo per sua fortuna. Non ne avevo veramente voglia, anche perché ragazze, cioè, stare tutto il giorno a casa con i bambini, Patrizio è andato sempre a lavorare, è stata veramente dura e quindi non vi ho registrato, anche perché non mi andava, avevo voglia di riprendermi. E quindi oggi cosa ho detto? Ho detto facciamoci una bella maschera capelli, infatti come vedete sono unti perché la lascio agire per il tempo di truccarmi, poi mi vado a fare una bella doccia. Non mi trucco da circa 13 giorni. E vedermi in questo stato per tutti questi giorni è devastante, quindi ho detto accendo la telecamera, chiacchiero un pochino con voi e nel frattempo mi trucco, almeno mi vedo un attimino più sistemata e magari mi sentirò meglio a vedermi con un colorito migliore. E domani mattina abbiamo tutto il tampone di controllo, quindi speriamo bene. Non parleremo di Covid in questo video. Io nel frattempo comincio a prepararmi, intanto mi metto la crema viso. Parleremo della gravidanza perché mi sono resa conto che il tempo praticamente sta volando, in quanto tra una settimana io entrerò nel settimo mese, quindi entrerò nel terzo trimestre e non vi ho mai raccontato nulla di questa gravidanza, almeno qui su YouTube. Su Instagram qualcosina l'ho detta. Io inizio dal correttore, ovviamente in abbondanza direi. Partiamo dall'anno scorso, quindi gennaio 2021. Io e Patrizio decidiamo di volere un terzo figlio. E dopo ben 12 mesi, quindi esattamente un anno dopo, io ho scoperto di essere incinta. Ovviamente per i primi 2 o 3 mesi è stata una fissazione, no? Come al solito, perché noi donne quando desideriamo di diventare mamme lo vogliamo subito. Però purtroppo non dipende solo da noi. Sono stata parecchio male con Christian, nel senso che con Christian ci ho messo 9 mesi prima di averlo e vi assicuro che è stata bella tosta psicologicamente perché soffrivo parecchio ad ogni test, piangevo, ci stavo male. Con questo ho detto, Nadia, non te ne fare una malattia. Quindi ho continuato durante l'anno ad avere rapporti non protetti, però senza fissazioni. Quindi a volte mi dimenticavo anche se mi veniva il ciclo, magari non ci facevo neanche caso. Tanto ho detto, quando il destino vorrà, mi darà il terzo figlio. Ovviamente verso novembre ho cominciato a guardarmi indietro. E mi sono resa conto che effettivamente era passato già quasi un anno, perché a gennaio avremmo compiuto i 12 mesi di ricerca. È consigliato per coppie che stanno bene, quindi che non hanno problemi di fertilità, eccetera, dopo un anno di fare qualche approfondimento, quindi qualche visita. E questa cosa mi impauriva tantissimo, e non avevo voglia di fare visite, eccetera, accertamenti, perché sapevo che poi mi sarei fissata nuovamente con questa cosa. A gennaio io ho un ritardo dal mese di dicembre, quindi il ritardo in realtà era di dicembre, di 25 giorni. Ho un ciclo molto molto irregolare, cioè della serie, vi giuro, a volte mi tarda anche tipo 10 giorni. Durante tutto l'anno di ricerca, immaginate i test che ho dovuto buttare. Perché ovviamente per me era una speranza, no? Che quel ciclo non arrivava perché ero incinta, invece era semplicemente il mio ciclo irregolare. Quindi ho deciso verso metà anno, diciamo, di non fare più test di gravidanza ad ogni ritardo, a meno che il ritardo appunto non si prolungasse per troppo. Quindi ho aspettato una settimana, ne ho aspettate due e inizio gennaio mi rendo conto che erano passati 23-25 giorni dal ritardo del ciclo. Però io avevo tutti i sintomi premestruali, quindi mal di pancia, crampi, addirittura mi ero presa Loki perché io soffro tantissimo di ciclo, mi fa veramente male la pancia, quindi devo stare a letto i primi 2 giorni
con la borsa dell'acqua calda e prendermi un antidolorifico perché altrimenti sto veramente male. Mi compro questo test di gravidanza, ma non avevo il coraggio di farlo. Tendevo a rimandare, no? Di giorno in giorno. Dicevo, vabbè, dai, lo faccio domani perché tanto domani sicuro mi viene il ciclo, perché ho i dolori talmente forti, ho detto qua viene il ciclo. Insomma, una, due, tre giorni. Al terzo giorno mi sveglio e vado al bagno a vomitare. E la mattina utilizzo finalmente quel test di gravidanza che ero quasi sicura che sarebbe uscito positivo, perché purtroppo io ho sofferto fin da subito con tutte e tre le gravidanze di nausea. Il test mi dava, perché ho fatto direttamente il Clear Blue, mi diceva 3 più, quindi ero sicuramente a più di 3 settimane. Vado a fare l'ecografia ed effettivamente io ero incinta da fine novembre. Quindi era un mese e mezzo che io, cioè, lo sapevo, però comunque vederlo scritto è tutta un'altra cosa. Insomma, lo dico a Patrizio, lo dico a Dorian, tutti quanti felicissimi. Patrizio non ci credeva. Se andate su Instagram c'è proprio un reel in cui c'è sia la mia reazione che appunto la reazione di Patrizio. E Patrizio mi ha detto: no, è uno scherzo, perché ovviamente lui ormai non ci credeva manco più. E io quella mattina non gli avevo detto che avevo la nausea. Da lì comincia il calvario per me, perché sono stata per quasi, no, per 4 mesi, quindi un bel po', sono stata a letto. La nausea mi divorava. Tant'è che sono andata sottopeso, ero dimagrita nei 4 mesi 8 kg e non mangiavo niente, cercavo di bere, ma vi dico solo che avevo la nausea per qualunque cosa, cioè mi davi un bicchiere d'acqua, vomitavo solo a vederlo, dovevo lavarmi i denti, mi veniva da vomitare perché mi nauseava anche il dentifricio, tant'è che ho dovuto cominciare ad utilizzare quello dei bambini. Certo, di iperemesi gravidica, che sarebbe una condizione in cui alcune donne si ritrovano a causa della nausea, cioè quando solitamente uno ha la nausea, i primi mesi è molto comune questa cosa, però tante non soffrono di, cioè non vomitano, quindi hanno la sensazione di nausea, di bruciore, però non vomitano. Invece io avevo sia la nausea che il vomito e sono arrivata a rimettere anche per 20 volte al giorno, ovviamente il nulla, cioè io andavo al bagno e rimettevo l'acidità e basta, fino a che appunto ho cominciato a perdere peso e questo ovviamente mi ha preoccupata tanto, tant'è che durante i primi mesi sono arrivata addirittura a chiamare l'ambulanza. Non vi nego che quel periodo è stato uno dei più difficili della mia vita, perché mi sono ritrovata a dover gestire una gravidanza difficile e chi ha sofferto di iperemesi gravidica sa che è una condizione molto difficile da affrontare perché hai bisogno di molto riposo, perché non hai abbastanza forze neanche per alzarti, non mangiando nulla. Ovviamente il corpo è completamente distrutto. Oltre a questa condizione già difficile di per sé da affrontare, io dovevo badare a due bambini, di cui uno molto piccolo che non andava a scuola e quindi stava a casa con me. Patrizio ovviamente non poteva prendersi 4 mesi di ferie, quindi lui, vi dico la verità, ha fatto il possibile, nel senso che quando poteva staccava dal lavoro prima per venire ad aiutarmi, quando poteva si prendeva qualche giorno di permesso e appena lui arrivava io mi chiudevo in camera e dormivo e lui poverino, stanco dal lavoro, doveva badare i bimbi, sistemare la casa e cucinare la cena. Mi ha aiutato anche mia mamma, senza di lei, ragazze, non so come avrei fatto perché mia mamma si occupava delle pulizie di casa, quindi appena staccava dal lavoro lei tutti i giorni per 4 mesi veniva da me, lavava le cose della sera prima perché Patrizio si cucinava da solo, mangiava con i bimbi, ovviamente stanco morto non lavava i piatti e la mattina mamma quando veniva qui a casa mi lavava i piatti del giorno prima e in più mi dava una pulita a casa. Una volta sono stata talmente tanto a vomitare, cioè avrò vomitato quel giorno, non scherzo, tipo 24 volte,
che mi è calata la pressione, ho cominciato a vedere doppio, mi veniva da svenire e ero sola con Christian a casa. Mi sono presa dal panico perché era una delle mie preoccupazioni, no? Quella di sentirmi male, di svenire con Christian a casa e non poter, non avere il tempo di avvisare nessuno. Quindi mi sono accasciata al bagno e ho cominciato a vomitare sangue. Ho vomitato talmente tanto quel giorno che evidentemente si è infiammato tutto il mio stomaco e l'infiammazione ha portato a qualche perdita di sangue. Quindi ho appena cominciato a vomitare sangue mi sono preoccupata tantissimo. Ho chiamato mia mamma, ho detto mamma corri perché mi sta venendo da svenire, in più sto vomitando sangue e non mi sento bene. Arriva mia mamma, chiamiamo l'ambulanza, io volevo andare in ospedale ma i ragazzi dell'ambulanza sono rimasti qui a casa mia per un paio di ore, mi hanno fatto una flebo di sali minerali, che è l'unica cosa che ti possono fare, per farmi salire un pochino la pressione, che effettivamente era a terra. Mi hanno chiesto se volessi andare in ospedale, anche se non me l'hanno consigliato perché mi hanno detto, guarda, in ospedale è pieno di pazienti Covid, di positivi, quindi sappi che se vai lì intanto non ti fanno nulla di che, perché ti fanno giusto delle fleb e ti tengono monitorata. Vomitare per 4 mesi consecutivi a un certo punto diventa anche un pochino un vizio, no? Quindi a volte non ne hai bisogno, ma vai al bagno lo stesso, diviene in automatico. È una cosa anche psicologica purtroppo e quindi mi ha fatto un pochino, è stato molto importante quell'incontro con l'infermiere perché mi ha proprio detto fallo per il bambino, perché io all'epoca non sapevo se fosse maschio o femmina, e mi disse fallo per lui, cerca di tirarti un po' su, mangia un cucchiaio di riso in bianco, anche uno, poi ne mangi un altro cucchiaio dopo 10 minuti, però cerca di riprenderti perché più vomiti e più non ti riprenderai mai. Appena è uscito, guardavo e ci ho detto, mo, fammi un piatto di riso. E sono riuscita a mangiare in mezz'ora, ci ho messo un bel po', però in mezz'ora sono riuscita a mangiarmi un piatto di riso perché effettivamente ho pensato subito al mio bambino, ho detto sto bambino non sta mangiando praticamente nulla. Mi sono piano piano ripresa, non è stato facile, però ho ricominciato a mangiare. Serviva qualcuno che mi spronasse da quel punto di vista e mi desse un paio di schiaffi emotivi per dirmi oh, mo basta. Premetto che io prendevo tutti i medicinali del caso, cioè il ginecologo mi ha dato il Nuperal, le cose allo zenzero, insomma alcune goccine per la nausea, però a me non faceva nulla, niente, cioè non c'era i crackers, cose secche, limone, niente, cioè non c'era nulla che mi togliesse il vomito. È stato tutta una cosa di testa, cioè io sono riuscita a riprendermi perché mi è scattata una cosa qui e quindi ho detto no, adesso mi fisso e devo ricominciare a mangiare. Verso il secondo mese il ginecologo mi trova un leggero distacco della placenta e quindi mi ha messo a riposo per 2 settimane con il progesterone, che tra l'altro il progesterone, che sono praticamente degli ovuli che o ingerisci tramite bocca o inserisci nel sotto. Stavano prese per 2 settimane, solo che quel maledetto progesterone a me mi aumentava le nausee. All'ecografia successiva, il distacco non c'era più, la placenta si era attaccata bene e il bambino stava bene. Ho sofferto anche di piccoli attacchi di panico, di crisi di pianto, perché non riuscivo a fare nulla ed è come se vedessi un tunnel che non aveva mai fine. Quindi anche emotivamente ero parecchio giù, chiamavo Patrizio e dicevo Patrizio, io sto per morire, non mi sento bene, e questo ovviamente ha influito parecchio anche sulla salute mentale di mio marito e di mia mamma, che anche loro poverini l'hanno vissuta parecchio male. Metopostazione perché non riesco più a stare seduta, ho messo un asciugamano perché altrimenti si sporca il cuscino di olio. Terminato il primo trimestre che come vi ho raccontato, insomma per me è stato molto difficile, passiamo al secondo che è stato sicuramente quello di ripresa, quindi dove ho ricominciato a prendere in mano la mia vita e soprattutto ho cominciato a vivere la mia gravidanza in maniera più serena. Perché i primi mesi
ero super 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 preoccupata per la salute della bambina e cioè pensavo a tutto tranne se fosse maschio, se fosse femmina, cioè non ci stavo proprio a pensare, era l'ultima cosa a cui pensavo ovviamente perché per me la cosa fondamentale è che lei stesse bene, che stesse crescendo bene nonostante appunto la situazione difficile che stavo vivendo. Che ero alla 12ª settimana e ero andata a fare l'ecografia per la traslucenza nucale, che è un esame molto importante che si fa insieme al B-test, che è un prelievo del sangue, che serve a valutare il rischio di malattie cromosomiche, della sindrome di Down per il feto. Mentre guardo sul monitor il bambino, noto una certa protuberanza e avendo già avuto due maschi, ho riconosciuto insomma il pisellino. Quindi istintivamente ho chiesto all'ecografista e gli ho detto: ma per caso si può vedere il sesso già adesso? Perché era comunque presto, solitamente alla morfologica che si fa invece alla 20ª settimana viene riferito il sesso al 100%, quindi in maniera certa. E però appunto vedendo quella cosa ho detto: oddio, qui mi sa che è un maschio perché lo vedo bene. E lui mi fa inaspettatamente, mi ha detto: guarda, c'è un'alta percentuale che sia una femminuccia. Io, ragazzi, ho cominciato a piangere come una bambina, perché il bambino stava bene, quindi l'esame era andato bene. E poi me l'ha detto in un momento in cui non me l'aspettavo, c'era anche Patrizio. Io ho cominciato a piangere a singhiozzi, ve lo giuro. E gli ho detto: ma questa percentuale, cioè di quant'è? E lui mi ha detto: supera l'80%. E quindi era quasi certo. In realtà quella cosa che vedevo io non era il pisellino, ma era il cordone ombelicale, che evidentemente di sfuggita mi è sembrato invece il genitale del bambino. Mi ha fatto gioire tantissimo, quindi insomma ho cercato di contenermi perché lui aveva l'ecografo sulla mia pancia e la mia pancia ballava perché ovviamente io piangevo e quindi la pancia si muoveva e non volevo insomma dargli fastidio. Quindi mi sono un attimo contenuta, ho solo guardato Patrizio, ci siamo guardati tipo per dire: oh mio Dio, cioè è successo davvero. E finita insomma l'ecografia, usciamo super super felici, ma ovviamente non eravamo certi di questo. In più io avevo organizzato già la festa con il palloncino e avrei voluto scoprirlo così, insieme a tutta la famiglia, come Christian, perché io di Christian non lo sapevo che era maschio fino al momento della festa. Quindi, dopo circa 3 settimane dalla traslucenza, avevo prenotato un'ecografia in più, che non era prevista ovviamente per la gravidanza, per il benessere del bambino, ma era un'ecografia di controllo per valutare se effettivamente fosse una femmina o no, quindi come se fosse una premorfologica, perché non vedevo l'ora di fare la festa, anche perché sapevo che poteva essere una femminuccia e quindi non ce la facevo ad aspettare la morfologica. E mi chiede il perché, insomma, fossi tornata prima della morfologica e gli ho detto: guarda, è solamente perché devo fare questa festa per scoprire il sesso e siccome l'ho già organizzata e non faccio in tempo ad aspettare la morfologica, vorrei, insomma, la conferma del sesso. Gli ho detto: però non dirmi nulla. Scrivilo in un foglietto e poi io quel foglietto lo porterò al negozio in cui veniva fatto questo palloncino nero, in cui venivano inseriti i petali colorati, e lo darò a questa persona. All'epoca mi disse: il bambino è a gambe aperte e quindi si vede benissimo il sesso. Poi io, quando ho fatto quell'ecografia, ero già di 16 settimane, quindi lui era certo che fosse femmina. Mi avete visto dal gender reveal party. La mia reazione non è stata di pianto, perché già avevo pianto, ma è stata un'esplosione di gioia, perché avere quella conferma per me è stata una gioia immensa, perché dopo tutte le nausee, dopo tutto il periodo brutto che avevo passato, sapere che il bambino stava bene e in più era anche una femmina, per me era un sogno che si realizzava. Poi ovviamente ho fatto anche la morfologica, c'è stata la conferma perché lui la morfologica mi ha detto: ma già te l'ho detto il sesso? Io ho detto: sì, dottore, lei mi ha detto femmina. E lui mi ha detto: sì, è una femmina, è confermato. Su Instagram in realtà già l'ho detto, ma visto che in alcuni video sotto me lo chiedete, vi dico come la chiameremo. Nome che ho scelto io, ma che scelsi già anni fa,
perché quando ero più piccolina, avrò avuto 15 anni, un giorno per caso sentii questo nome da femmina molto particolare che mi colpì tantissimo. Tant'è che dissi tra me e me: se un giorno mai avrò una femmina, la chiamerò così. Mi sono presa il mio tempo con Patrizio, ci siamo messi lì a cercare diversi nomi, ma vi dico la verità: come mi suona questo nome, non mi suona nessun altro. Cioè, io quando nomino mia figlia con quel nome, mi vengono le farfalle allo stomaco, cioè mi emoziona, e quindi il suo nome sarà Soraya. Il significato del nome significa, Soraya significa bella come il sole e la luna. Quella di cose da raccontarvi del secondo trimestre, nel senso che a parte la stanchezza, la pancia che cresce sempre di più, per fortuna è il trimestre più facile, perché il primo è difficile perché appunto inizio della gravidanza, l'ultimo è difficile perché comunque sta per finire la gravidanza, quindi è bella tosta. Invece questo secondo trimestre secondo me è il migliore perché ti cominci a sentire meglio, ti riesci a godere la pancia che non è né troppo grande né troppo piccola, cominci a sentirla muovere. Quindi è bello stare lì a sentirla, a darti calcetti, eccetera. Vi racconto anche un pochino di come l'hanno presa le nostre famiglie. E quel giorno gli unici a sapere che poteva essere una femmina, cioè che c'era una possibilità, eravamo io e Patrizio, perché ovviamente l'avevamo saputo durante l'ecografia. Un'altra persona che lo sapeva era mia mamma, che quando ero uscita dall'ecografia, io che non mi so tenere in cece un bocca, perché io le cose belle soprattutto mi piace condividerle subito, mi chiama e mi chiede insomma come stesse il bambino, se era andato tutto ok. Ero visivamente felice più del solito, cioè avevo un sorriso a 3.000 denti, e mia mamma insomma ha detto: no, ma perché sei così felice, che è successo? Ho detto: no, no, tutto bene, sono felice perché è andato bene l'esame, ma che mi devi dire qualcosa? No, no, no. Il giorno dopo io ho detto: ma te devo confessare una cosa. Io ho detto: non volendo, l'ecografista si è sbilanciato sul sesso. Lei mi ha detto: come si è sbilanciato? Lo voglio sapere subito. Poi capirà mia madre pure come me, super curiosa, mi ha detto: lo voglio sapere, lo voglio sapere. Io: no, mamma, non lo devi sapere, lo scoprirai alla festa. E mi ha convinta. Gli ho detto: guarda, allora facciamo una cosa, non voglio dirtelo così. Gli ho detto: domani vieni a casa mia e te lo dico. E faccio, siccome sapevo che lei sarebbe venuta il giorno dopo a casa, ho pensato a una cosa carina, a un modo carino per dirglielo. E quindi ho comprato una scatola bianca, ho comprato un body, il mio primo body lo comprai proprio quel giorno per fare la sorpresa a lei, rosa, e l'ho messo all'inizio, quindi piegato, e poi ci ho messo un po' di petali rosa sopra e ho ricoperto tutto con un body di Christian Blue per fargli lo scherzo. Insomma, viene a casa e si trova sta scatola sul tavolo, però gli ho detto: guarda mamma, sappi che non c'è la conferma al 100%, capito, capito, la voglio sapere sta probabilità. Insomma, gli ho fatto un video, adesso vi lascio il video della reazione di mamma di quando apre la scatola. Giura? Un maschio? Veramente, dai. No. Fatto scherzo. Ma chi è che è venuto con un regalo? Come la sei fatta? No, ero sicura. Sicura? Ti giuro. Mi ha colpito un commento che è stato fatto sotto al video della festa, dove una ragazza mi ha detto: Nadia, mi ha colpito la felicità che aveva tua cognata nello scoprire che era una femmina. Effettivamente, se non l'avete visto, andatelo a vedere. Quando scoppio i palloncini, c'è mia cognata che sta sulla mia destra col vestito marrone, e praticamente comincia a piangere come una matta, ininterrottamente, in una maniera assurda, non si fermava più, mi guardava e mi diceva: Nadia, ma hai capito o no che è femmina? Hai capito o no? Di vedere lei piangere, mi sono messa a piangere appresso a lei, a vedere lei emozionata, perché lei ovviamente l'ha scoperto in quel momento. Tutta la famiglia di Patrizio era contenta, soprattutto lei e mia suocera, perché sono esattamente 32 anni, cioè l'età precisa di mia cognata, che nella famiglia di Patrizio non c'è una femmina. Cioè mia suocera ha fatto tre figli: Patrizio, il fratello e mia cognata.
Mia cognata praticamente è stata l'ultima femmina nata nella famiglia Sapoca, perché poi mio cognato non ha avuto figli. Io e Patrizio ne abbiamo avuti due maschi e mia cognata ne ha altri due maschi. Abbiamo detto che se fosse una femmina sarà la sua erede nella famiglia Sapoca, perché comunque dopo 32 anni finalmente nasce una nuova femmina e non sarai più tu l'unica Sapoca della famiglia, no? Si è emozionata tanto per quello. E poi una cosa che hanno in comune, che dovrebbero avere in comune, è anche il segno zodiacale, perché mia cognata è nata a fine luglio e Soraya dovrebbe nascere entro il 26 agosto, e agosto è il mese del leone e della vergine, cioè dal 22 scatta la vergine, ma se dovesse nascere prima del 22 sarebbe leone, quindi nascerebbe pure dello stesso segno di mia cognata. Non sono mai arrivata al giorno esatto del termine, quindi se anche lei decide di nascere prima sarà un leoncino, se invece nascerà dopo il 22 sarà una vergine. Tra una settimana inizierò il terzo e voi il terzo trimestre lo vivrete proprio, cioè non ve lo dovrò raccontare perché lo vivrete nei vlog, perché come sapete insomma ho ricominciato alla grande, quindi ho intenzione di vloggare tutti i giorni e di portarvi con me fino al parto e poi di ricominciare ovviamente anche dopo. Noi ci vediamo domani, perché io domani mattina comincio con il nuovo vlog, andiamo a fare il tampone insieme, speriamo ragazzi, incrociate le dita per noi, anche perché ho un sacco di cose da fare questo mese, ma un sacco che voi neanche ne avete idea. Ovviamente piano piano vi porterò con me, tra poco partirò, quindi andiamo anche in vacanza, poi vi racconto tutto, e quindi ce ne saranno dei vlog, ce ne saranno dei video ragazze, non vi libererete facilmente di me, quindi sappiatelo. Pensieri positivi, che io sia negativa però, mi raccomando.